In quest'ultima ora andiamo a raccogliere un primo importantissimo frutto di quello che abbiamo fatto stamattina. Non è l'unico. Sapere che cos'è il massimo limite e il minimo limite ci servirà in tante altre occasioni. Ripeto, non avrebbero dato così tanti nomi a quei due oggetti se non fossero abbastanza importanti. Però per raccogliere questo frutto dobbiamo tornare a parlare di topologia in generale, cioè abbiamo uno spazio medico XD. Vi ricordo la nozione di compatto. K contenuto in X si dice compatto se e solo se per definizione per ogni successione di elementi di K esiste una successione estratta tale che il limite è uguale a un elemento di K. Cioè si dice da ogni successione di elementi di K se ne può estrarre una che converge. Questa è la nozione di insieme compatto. Vedremo in seguito perché questa nozione è molto importante. Adesso però vogliamo invece caratterizzare gli insiemi compatti di R. Vedremo che gli insiemi compatti di R, i sottoinsiemi compatti di R, sono tutti chiusi e limitati. Però per fare questo premettiamo in generale, diciamo che cos'è un insieme limitato. Un insieme limitato in R lo sappiamo, è compreso da due costanti. In uno spazio medio come si fa a dire che è un insieme limitato? Guardiamo la seguente definizione. E contenuto in X, diciamo X di spazio metrici, e contenuto in X si dice limitato se e solo se per definizione esiste X con 0 appartenente a X grande R maggiore di 0 tale che E contenuto nella sfera di centri X con 0 che raggiunge. Cioè un insieme è limitato quando è contenuto in una sfera. Oh, guardate che questa nozione coincide perfettamente con quella che conosciamo in R, perché in R essere limitato, ma le sfere di R sono intervalli. Quindi dire che un insieme è contenuto in un intervallo significa che è compreso da quello stato. La nozione di chiuso già la conosciamo. Adesso andiamo a fare la seguente proposizione. Andiamo a dimostrare la seguente proposizione. Sia K, abbiamo sempre il solito X di spazio metrico. Quindi la cosa vale, questa vale in generale in tutti gli spazi metrici, non solo in R con la distanza euclidea, ma in tutti gli spazi con tutte le distanze. Se K è un compatto, implica K è limitato, K è chiuso. Andiamo a fare la dimostrazione. Allora, supponiamo per assurdo K non limitato allora sia x con 0 appartenente a x uno qualunque eh,
K, allora K non può essere contenuta nella sfera di centri sfumo 0 di raggio n, perché altrimenti sarebbe limitata. Allora prendiamo un punto che appartiene a questo insieme, cioè allora, questo è K. Qua abbiamo, che ne so, x con 0 qua. Allora abbiamo x con 0, la sfera dicendo x con 0, poi abbiamo x con 0, x con 0. Allora vedete, qua prendiamo x con 1 fuori dalla sfera di raggio 1, x con 2 fuori dalla sfera di raggio 2, x con 3 fuori dalla sfera di raggio 3. Allora prendiamo la successione x con n. Allora, x con n è contenuto in K. Poi la distanza di x con n da x con 0 è maggiore di n per ogni n per costruzione. Allora, poiché K è compatto, esiste xnj estratta da x con n tale che il limite su j di x con nj è uguale a x. Ok? X elemento di K. Questo che vuol dire? Se vi ricordate la definizione, vuol dire che la distanza di x con nj da x, quando j tende a infinito, tende a 0. Adesso andiamo a vedere quanto fa la distanza di quanto fa la distanza di x da x con 0. Questa deve essere maggiore o uguale della distanza di x con nj da x più la distanza di x con nj da x con 0, scusate, meno. Contrario, questa meno questa. Cioè, se portate questo a sinistra, per la disuguaglianza triangolare, la distanza di x con nj da x con 0 dovrebbe essere minore della distanza di x con nj da x più la distanza di x da x con 0. Se preferite lo riscrivo così. Questa più questa deve essere maggiore o uguale a questa. Questa è la disuguaglianza triangolare. Distanza di A da C è meno uguale alla distanza di A da B più la distanza di B da C.
ma questa per costruzione è maggiore o uguale di nj. Questa sappiamo che tende a 0, questo è un numero fisso, ma questa per j che tende a più infinito tende a più infinito. Cosa abbiamo ottenuto? Un assurdo. Perché allora, questo deve essere più piccolo di questo, di questa somma. Però questo tende a 0 e questo è un numero finito. Quindi il limite di questo è un numero finito, il limite di questo va più infinito, questo è incompatibile col teorema del confronto. Quindi assurdo. Da dove è nato l'assurdo? Dall'aver ipotizzato che K fosse compatto ma non limitato. Allora, se è compatto deve essere per forza limitato. Allora, ripeto il ragionamento. Se K non fosse limitato, andate a vedere questa successione x1, x2, x3, lo vedete che, cioè, qua non converge da nessuna parte. E neanche quando passa un'estratta può convergere, perché se convergesse a x, beh, x deve stare da qualche parte. Quando prendo una sfera abbastanza grande ci sta dentro, quindi gli x con n invece se ne vanno fuori di ogni sfera, e quindi deve avere questa disuguaglianza triangolare, e quindi dovrei avere che nj è più piccolo di una somma che converge a un numero finito. Non è possibile. Ripeto, da dove è nato l'assunto? Dall'aver ipotizzato che K non fosse limitato. Quindi, per forza, se un insieme è compatto, quindi K compatto implica K limitato. Supponiamo ora per assurdo che K non sia chiuso. Supponiamo ora per assurdo che K non sia chiuso. Che vuol dire che non è chiuso? Allora, esiste un X non appartenente a K, non appartenente a K, tale che la sfera di centro X, raggio 1 su n, intersecato K, è sempre diversa dal vuoto per ogni n. Deve essere un punto di aderenza, no? Che non sta in K. Ah, qua dentro, se questa non è vuota, ci possiamo prendere x con n qua dentro. Ci sarà un punto qua dentro. Allora andiamo a prendere la successione x con n. La distanza di x con n da x è compresa tra 0 e 1 su n per costruzione. Questo che vuol dire? Questo mi dice che il limite di x con n è uguale a x. Adesso se prendo una successione estratta x con nj contenuta in x con n, la successione estratta continuerà a convergere a x. Questo vale in generale, anche negli spazi medici. Se avevo un limite, l'estratta continua a convergere allo stesso limite. Questo l'abbiamo visto all'inizio. Ma il problema è che x non sta in K. Cioè, da questa successione x con n non posso estrarre una successione che converge a K, che converge a un elemento di K, perché questa qua già converge, ma un elemento che non è di K. E quindi ho ottenuto un assurdo.
da dove è nato l'assurdo dall'aver ipotizzato che K non fosse chiuso. Quindi se K è compatto, K è anche chiuso. Okay. Allora, capisco, questi sono teoremi un po' diciamo astratti, quindi, però è vero sempre, in generale, in qualunque spazio, ma che se un insieme è compatto è per forza chiuso, per forza limitato. Il viceversa non è sempre vero. Quando parleremo di spazi a più dimensioni, perché ci sarà R, poi ci sarà Rn, faremo un'analisi di R. Allora, in Rn sarà ancora vero che gli insiemi compatti siano tutti e soli chiusi e limitati, però poi ci sono anche spazi infinito dimensionali. Quando uno spazio è infinito dimensionale, per esempio uno spazio di funzioni, è sempre vero che se un insieme è compatto deve essere chiuso e limitato, ma non è vero che se un insieme è chiuso e limitato è per forza compatto. Quindi si perde l'equivalenza. Ora, però, se è compatto è sempre chiuso e limitato. Questo l'abbiamo dimostrato. Adesso andiamo a vedere un altro un'altra proposizione. Allora, teorema AB contenuto in R è compatto. Abbiamo R con la sua distanza, la distanza euclidea, il valore assoluto della differenza. Ok? Perché è compatto? Dimostrazione. Prendiamo x con n contenuto in AB. Che vuol dire? Vuol dire che x con n è compreso tra A e B per ogni n. Ok? Quindi che vuol dire? Che il massimo limite di x con n lambda sarà compreso pure lui tra A e B. Se la n è compresa tra A e B, se vi andate a fare un attimo il calcolo vedete che il massimo limite non può uscire da A. Ma noi cosa sappiamo? Sappiamo che esiste x con n j contenuto in x con n, tale che x con n, tale che il limite di x con n j è uguale a lambda che appartiene ad A. Abbiamo finito. Per dimostrare che AB era compatto, cosa dovevo fare? Da ogni successione contenuto in AB devo trovare un'estratta che converge a un numero contenuto in AB. Io prendo la successione, prendo quella che converge al massimo limite e contenuto in AB sta. Andava bene anche quella con minimo. Quindi questo teorema, se lo andate a vedere sul libro, è dimostrato in un altro modo. Lo faccio praticamente sono. Non ci sta un libro che lo faccia così. Anche se non è che non lo sanno, però preferiscono farlo in un altro modo. Se lo andate a vedere, l'altra dimostrazione è ancora più astratta di questa. Invece noi, avendo costruito il massimo limite delle successioni estratte che convergono al massimo limite del minimo limite, adesso le sfruttiamo. Ok. Adesso in realtà siamo a buon punto, perché chi è AB? È un intervallo chiuso.
è un chiuso illimitato, e noi abbiamo dimostrato che questo chiuso illimitato è compatto. Però uno dice, vabbè, ma un chiuso illimitato non è per forza un intervallo. Però essendo limitato è contenuto in un intervallo. Allora andiamo a vedere questa proposizione, questa vale in generale. Proposizione, questa in qualunque spazio metrico, allora, se io ho un sottoinsieme chiuso di un insieme compatto, è compatto pure lui. Io ho uno spazio metrico, ho un compatto, poi ho un chiuso contenuto in un compatto, è compatto pure lui. Dimostrazione, la faccio qua, prendiamo x con n contenuto in C, ma se è contenuto in C è contenuto pure in K, ma K è compatto, quindi esiste una sottosuccessione tale che il limite della sottosuccessione, la sottosuccessione è convergente a x che appartiene a k. Però fate attenzione, perché la sottosuccessione è contenuta in C. Allora, io che cosa so? Quando una successione converge, x è un punto di aderenza per gli elementi della successione. Quindi, prendiamo per esempio b, x, epsilon, intersecato la successione. È diverso da un vuoto, qualunque sia epsilon, per definizione di successione convergente, no? Si prende la sfera di centro x e raggio epsilon, a un certo punto in poi gli elementi di questa successione stanno qua dentro, quindi questa intersezione è diversa da là. Questo mi dice che la sfera di centro x e di raggio epsilon intersecato C, perché questi stanno in C, è diversa dal vuoto, e questo vale per ogni epsilon maggiore di 0. Questo che vuol dire? Vuol dire che x, quindi tutto questo, mi implica che x appartiene alla chiusura di C. Ma siccome C era chiuso, la chiusura di C è C, e quindi x sta in C. Che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che avevo una successione x con n contenuta in C, ho trovato un'estratta che converge a priori in K, a posteriori in C. Quindi da ogni successione ho potuto estrarre una sottosuccessione convergente. Corollario, lo mettiamo qua il corollario. Corollario, prendiamo C contenuto in R, chiuso e limitato. Allora C è compatto. Dimostrazione, C è chiuso, poi essendo limitato C è contenuto in un intervallo AB, che è compatto. L'abbiamo dimostrato prima, è compatto. Allora, quindi questo è un chiuso contenuto in un compatto. Quindi C è compatto. Allora, ripeto, facciamo un attimo il riepilogo. Noi abbiamo dimostrato dei fatti generali
e poi un fatto che vale solo in R. Allora, quali sono i fatti generali? I fatti generali sono: i compatti sono chiusi sempre. Poi abbiamo dimostrato un altro fatto generale: i compatti sono limitati sempre. Poi abbiamo dimostrato, sempre come fatto generale, che un sottoinsieme chiuso di un insieme compatto è compatto. Se c'è un compatto, c'è un chiuso più piccolo di lui, contenuto di lui, è compatto pure. In R abbiamo dimostrato che gli intervalli chiusi sono compatti, grazie al massimo limite e minimo. Prendiamo la successione contenuta in AB, questa è compresa tra A e B, prendiamo una estratta che converge al massimo limite e converge in AB. Un'estratta che converge al minimo limite e converge pure la in AB. Quindi AB è compatto. Ma allora, se io prendo un chiuso illimitato di R, questo sarà contenuto in un intervallo chiuso, quindi è contenuto in un compatto, quindi è compatto pure. Capisco che sembri tutto astruso, sembri un po' arabo, però non è poi così difficile. Ok? Per adesso sta appeso là. Tra poco, tra non molto, andremo a vedere perché. Ok? Perché ci serve questo. Ok. Allora, abbiamo ancora una ventina di minuti. Facciamo a tempo a fare un altro argomento. Iniziare un altro argomento, non a svolgerlo. Allora, prima di iniziare quest'altro, diciamo, quest'altro argomento, facciamo di nuovo un riepilogo di quello che abbiamo fatto oggi. Che abbiamo fatto oggi? Abbiamo parlato di massimo limite e minimo limite di una successione. Le successioni, abbiamo visto, non hanno sempre limite. Però, se uno è attento e definisce questi due oggetti si possono definire grazie alla struttura ordinata di R. Cioè io devo poter fare cosa? Il massimo limite degli A con N è il limite dei B con K. Chi è la B con K? L'estremo superiore di A con N per N maggiore o uguale di K. Per fare l'estremo superiore mi serve il fatto che R sia un campo ordinato, se vi ricordate. Quindi se sto in C non lo posso fare. Non esiste il massimo limite di una successione di numeri complessi. Chiaro? Però il numero reale è, cioè il massimo limite e il minimo limite. Quali sono i fatti essenziali sui massimi limiti e minimi limiti? Beh, quando coincidono vuol dire che c'è il limite, se è solo sì. Se il massimo limite vale 5 e il minimo limite vale 3, allora la successione non ha limite. Ma se il massimo limite vale 5 e il minimo limite vale 5, la successione converge a 5. Se il massimo limite vale più infinito e il minimo limite vale più infinito, la successione diverge a più infinito. Questo è il primo fatto. Secondo fatto, il massimo limite è sempre più grande del minimo limite. Terzo fatto, quando passo a un'estratta, il massimo limite non aumenta e il minimo limite non diminuisce. Cioè sia B. Ne consegue che se la successione convergeva, questo vale anche in generale, anche qua se non c'è la struttura d'ordine, anche in uno spazio medio qua, ma se la successione convergeva, questo è coerente col fatto che la successione, passando un estratto, continua a convergere. Ok? Per dimostrare che la successione estratta e la successione convergente, il convergente allo stesso limite, non serve questo. Però chiaro che se massimo e minimo limite coincidevano in R, faccio l'estratta e quelli non si possono spostare, perché questo non si può spostare
perché c'è dal basso l'alto e quest'altro non si può spostare perché c'è dal basso il massimo, dall'alto il massimo. Poi abbiamo visto delle proprietà caratteristiche, cioè quando è che il massimo limite vale lambda grande? Quando la successione è definitivamente minore di lambda grande più epsilon e frequentemente maggiore di lambda grande più epsilon. Fisso epsilon, che sono due proprietà simili a quelle del limite, ma una è indebolita. Quindi vedete che per avere il massimo limite mi serve di meno. Infatti, il massimo limite può esistere senza che esista. Se invece di indebolire la disuguaglianza dal basso indebolisco quella dall'alto, ottengo il minimo limite. Quindi quando è che il minimo limite vale lambda piccolo? Quando la successione è definitivamente maggiore di lambda piccolo meno epsilon e frequentemente minore di lambda grande, lambda piccolo. Questo mi chiarisce anche che il limite esiste se solo se massimo limite e minimo limite coincidono. E se coincidono, io uso definitivamente dal basso lo prendo dal minimo limite, definitivamente dall'alto lo prendo dal massimo limite, li metto insieme e viceversa. Se viceversa, se ciò che il limite vale L, allora definitivamente c'ho maggiore e minore di L meno Y e minore di L più Y. Quindi ho sia le proprietà del minimo limite che quelle del massimo. Va bene? Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo riesumato il concetto di insieme compatto, la nozione di insieme compatto, e abbiamo visto che gli insiemi compatti sono sempre limitati e chiusi. Poi abbiamo detto che in generale viceversa non è vero, ma in R sì. Perché in R sì? Si è passati da questo risultato. Sta qua. AB chiuso, ecco. Basta applicare quello che abbiamo fatto stamattina. Prendo una successione x con n, prendo un'estratta che converge al massimo limite e allora questa qua converge. Quindi AB è compatto. Ma se AB, se gli intervalli chiusi sono compatti, tutti i chiusi limitati sono compatti. Perché? Ogni chiuso limitato è contenuto in un intervallo chiuso, che è compatto. Quindi questo è un chiuso contenuto in un compatto. Ma un chiuso contenuto in un compatto è compatto in generale. E tutti i chiusi limitati di F sono compatti. Questa vale in generale. Che un chiuso limitato sia compatto in generale non male, perché non male che questa. Se siamo in uno spazio di funzioni, non male che per esempio la palla di centro origine di raggio 1 è compatta. No, non è così. E quindi in generale non è vero che tutti i chiusi limitati sono compatti, in R sì. Va bene, allora cosa possiamo fare adesso? Adesso possiamo fare quelli che si chiamano limiti di funzione. Abbiamo fatto i limiti di successione e andiamo a dare la definizione di limiti di funzione. Allora, la situazione è questa. Io ho una funzione f da e a valori in r. E è un sottoinsieme di r. Poi so che x con 0 è un punto di accumulazione per E. X con 0 può appartenere a E, può anche non appartenere a E. L'importante è che sia un punto di accumulazione. Se vi ricordate, chi sono i punti di accumulazione? Sono i punti della chiusura tranne quelli isolati. Sono i punti che stanno alla chiusura di E, ma che non sono punti isolati. Quindi ci possono stare punti che non sono di E, o anche punti di E, però dovete togliere i punti di E che erano isolati. Ok?
Allora, in questa situazione si può andare a definire il limite per x che tende a x con 0 di f di x. Si dice che fa L quando, se e solo se per definizione, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta tale che, se prendo la sfera dicendo x con 0, raggio delta, la interseco con E e ci tolgo x con 0, se x appartiene a questo insieme qua, allora f di x meno L in valore assoluto è meno 1. Oh, questa condizione qua, se non vi piace scritta così, la potete scrivere così: x meno x con 0 minore di delta, che sarebbe stare in questa sfera qua, x appartenente a E, x diverso da x con 0, f di x meno E. La potete scrivere così o la potete scrivere così, cioè significa per ogni epsilon esiste un delta, cioè per avere valori della funzione vicino a L bisogna che x stia vicino a x con 0. Io fisso epsilon per avere L meno epsilon L più epsilon. Per avere valore della funzione tra L meno epsilon e L più epsilon bisogna innanzitutto che x disti da x con 0 meno di delta. Poi bisogna che x sia in E, perché la funzione definita solo in E, e poi qua c'è scritto che x con 0 eventualmente non può. Per esempio, se x con 0 non ci stava in E, quella condizione non serve a imporla, perché nel momento che dico che sta in E automaticamente è diverso da x con 0, ma magari x con 0 stava in E, e allora il comportamento, io posso avere, prendete per esempio questa funzione qua. Prendete la funzione valore assoluto del segno di x, quanto vale questa funzione? Quanto vale la funzione segno? La funzione segno sui negativi vale meno 1, in 0 vale 0 e sui positivi vale 1 per definizione. Il segno si prende, i negativi hanno segno meno 1, i positivi hanno segno più 1, quindi il valore assoluto della funzione segno quanto vale? Vale 1 quando? Allora, la funzione segno è definita su tutto R. Questa è la funzione segno, facciamo un grafico, meno 1, 0, 1. Questa è la funzione segno. Se faccio il valore assoluto che succede? Questo meno 1 diventa 1 pure lui, no? Però 0 rimane? 0. Quindi la funzione quanto vale? 1 quando? Quando x è diverso da 0. Quando x uguale a 0, quanto va la funzione? 0. Quindi questa funzione qua, il valore assoluto della funzione segno, fatta così, vale sempre 1, tranne in 0 dove vale 0. Ora, è possibile fare il limite della funzione, di questa funzione in 0? Chi è E? In questo caso questa funzione è definita
tutto è una valore inerte. Quindi E tutto è. Se vado a fare, questo è un esempio, eh? Se vado a fare il limite per x che tende a 0 del valore assoluto della funzione segno di x, quanto mi fa? Secondo voi? Se fa 0 vuol dire che parliamo a vuoto. Quanto fa? Che c'è scritto là? Per ogni epsilon esiste un delta tale che qua, escluso il punto 0, la funzione vale, sta vicina a che? Quando va la funzione qua? Se ci tolgo 0, quando va la funzione? Vale 1, e quindi è vicina a 1. F meno 1 vale 0, allora sicuramente è meno di epsilon. Quindi quanto vale questo limite? Quanto vale? Quando mi avvicino a 0, il valore della funzione si avvicina? Va sempre 1, si avvicina a 1, no? X con 0 non conta. X diverso da x con 0. Perciò bisogna darla così la definizione. Se no qua siamo in difficoltà. Perché qua la funzione si avvicina a 1. Vale sempre 1. Ma nel punto x con 0 la funzione vale 0. Quindi quello che fa la funzione nel punto non mi interessa. Mi interessa quello che fa la funzione quando si avvicina al punto. Ma se si avvicina al punto vuol dire che gli x sono diversi da x con 0, vicini a x con 0, ma diversi da x con 0. È chiaro? Questo è il motivo per cui bisogna dare una definizione così un po' complicata. A me interessa il comportamento della funzione quando x è in E, perché se non sta in E la funzione non è definita, vicino a x con 0, x meno x con 0 minore di delta, è diverso da x con 0. Cioè mi interessa che ogni volta che fisso un epsilon maggiore di 0 ci sia un delta tale che se x è abbastanza vicino a x con 0, se sta in E, ma x con 0 non mi interessa, allora f di x meno L sia minore di delta. Questa è la definizione di limite. È chiaro? È una definizione. Purtroppo le definizioni a volte sono difficili da capire e quindi bisogna rifletterci un po', però non è impossibile, anzi, dopo un po' la troverete facile. Allora, perché adesso non vogliamo fare i limiti di funzione, funzionano come i limiti di successione, tale qua. E questo però non lo vediamo oggi, lo vediamo giovedì, perché domani facciamo esercizi, essendo come abbiamo ancora però 5 minuti e voglio farvi riflettere su una cosa. Cominciamo a osservare che se abbiamo x con 0 di accumulazione per E contenuto in R, se solo se esiste una successione x con n, x con n contenuta in E meno x con 0, qua non ci serve x con 0, chiamiamolo x, in E meno x, tale che il limite di x con n è uguale a x.
Allora, questa chiamata è la proposizione. Un punto, proposizione. Un punto è di accumulazione per un insieme se solo se ci sta una successione contenuta nell'insieme meno il punto del convergio. Quindi, e in particolare deve avere infiniti punti, se no non ce la fate una successione che convergia a x. Perché non è contenuta, cioè non può essere la successione costante, no? Contenuta in e meno x e deve convergere a x. Allora, questa implicazione mi sembra ovvia, no? Se io, allora qua sta x, qua ci sta una successione che converge a x, allora è chiaro che questo è contenuto in e, è chiaro che x è di accumulazione per e. Vabbè, dimostriamo. Tutto è ovvio fino a quando... Allora, prendiamo la sfera 100x di raggio y. Allora noi sappiamo che esiste n tale che se n è maggiore o uguale di n, allora x con n appartiene a questa sfera. Ma x con n è appartiene alla sfera di 100x di raggio epsilon intersecato e, perché x con n passava in e, meno x perché x con n era diverso da x, e quindi questo qua è diverso da x. Quindi che vuol dire che x con 0 è di accumula? Che x è di accumula? Io ho preso x, ho preso una sfera 100x di raggio epsilon intersecato con e, ci ho tolto x, mi viene sempre diverso dal vuoto. Questo vale per ogni n appartenente a n, per ogni epsilon maggiore di 0, vuol dire che x è accumulazione per n. Viceversa, per dimostrare viceversa, prendo la sfera di centro x e raggio 1 su n, la interseco con e, tolgo x, è diversa dal vuoto. Se è diversa dal vuoto ci sarà un punto che qua dentro che chiamerò x con n. Prendiamo la successione x con n. La successione x con n è contenuta in e meno x, meno x. La distanza di x con n da x è minore di 1 su n, che vuol dire che il limite con n vale x, che è quello che dovevo dimostrare. Quindi quali sono, quando è che un punto è di accumulazione per un insieme? Questa condizione è importante, dovete chiarirla bene nella vostra testa. Un punto di accumulazione per un insieme se e solo se io posso trovare una successione nell'insieme che converge a tutto. Dell'insieme che non meno il punto, cioè ci tolgo x, in quello che rimane di e trovo una successione convergente. Chiaro? Bene, allora questo perché? Allora, per oggi come teorema abbiamo finito. Perché mi serve questo? Perché poi per fare la teoria dei limiti di funzione io non rifaccio tutto da capo. Mi basta stabilire un teorema che si chiama teorema ponte, cioè quel limite varrà L quando su ogni successione che converge x con 0, quando io venire meno x con 0, che converge x con 0, il limite di f di x con 0 varrà L, se e solo se. Ok? Questo però lo vediamo giovedì. Una volta visto questo, poi faremo un esempio di come si, questo si applichi per far vedere, per esempio, che il limite della somma è uguale alla somma dei limiti o cose del genere. Dopodiché si capisce che il limite di funzione funziona esattamente come i limiti.